detto del flauto di Pan, che non essendoci una persona che può suonarlo con la bocca, diciamo, per fortuna che c'è uno strumento come la tastiera che consente di effettuare queste sonorità così preziose e così belle. Il dito più famoso del mondo, il dito Minion, è quello di Enrique. Ci credete o no, lui è considerato il mignolo più famoso del mondo, perché con questo mignolo Enrique è riuscito, immerso in questa musica, anche in questa musica, a scrivere il suo libro. So che ne sta scrivendo un altro, so che sta trasmettendo alcune novelle che ha scritto per radio e so anche che mi ha scritto una parola, non mi abbandonate. E questa stasera io ve la riporto, perché noi siamo in contatto per via mail, per telefono. Non mi abbandonate. Saluto a tutta la comunità di Rosora, del parco, eccetera. Non lo abbandoniamo. Thank you.
se ne va per i cieli questo amato angioletto a domandare dei suoi nonni, dei suoi padri e dei suoi fratellini. Quando muore la carne, l'anima trova il suo posto dentro un papavero o dentro un passerotto. La terra lo sta aspettando con il suo cuore aperto, per questo l'angioletto sembra che stia attento. Quando la carne muore, l'anima trova il suo cerchio nel bricciolo di una rosa o di un pesciolino nuovo. Nella sua piccola culla di terra rullerà una campana, mentre la pioggia gli lava la sua faccina all'alba. Quando muore la carne, l'anima trova il suo spazio nel mistero del mondo che le ha aperto una finestra. Le margherite, allegre, al vedere il bel angioletto fuori dalla culla, gli camminano vicine. Quando muore la carne, l'anima se ne va volando a salutare la luna e poi l'alba che arriva. Dove se n'è andata la sua grazia? Dove la sua dolcezza? Perché cade il suo corpo come un frutto maturo? Quando muore la carne, l'anima trova lassù il perché della sua vita stroncata così in fretta, il perché della sua morte, prigioniera in una tomba. Quando muore la carne, l'anima si nasconde nel
il rin dell'angelito, il suono dell'angelo. Ecco, loro parlano della morte a contatto con la natura, perché è un mondo pieno di natura, e per questo la famiglia Bustamante, diciamo, è affezionata anche nei nostri luoghi, perché anche i nostri luoghi sono luoghi di natura, solo che noi spesso riusciamo a svolgere i segni della natura che abbiamo intorno a noi. Però nel mondo di Enrique, cioè nell'America Latina, c'è stata una persona che forse lui, diciamo, di cui ha sentito parlare nella sua infanzia e di cui anche noi abbiamo sentito l'eco, un comandante che ha combattuto per un guerrigliero, un rivoluzionario argentino, Che Guevara, che sta sulle magliette, che noi lo conosciamo così per sentito dire, per la storia. Ecco, ha sorvolato anche i posti, i luoghi dove vive tuttora Enrique con la sua famiglia. Dice: siate sempre capaci di sentire nel più profondo di voi stessi ogni ingiustizia commessa contro chiunque in qualsiasi parte del mondo. Questa è la qualità più bella di un rivoluzionario. Siate sempre capaci di sentire nel più profondo di voi stessi ogni ingiustizia commessa contro chiunque in qualsiasi parte del mondo.
qualcuno che scriveva la più bella canzone che io abbia mai ascoltato. Poi tutto è relativo, è ovvio. Però veramente ci sono delle sonorità che ti arrivano dentro, struggenti. Thank you.
Il sindaco Marchetti ha voluto che noi ripetessimo questo concerto, anche secondo me, perché io potessi far conoscere a tutti la lettera che ha mandato Enrique dopo il suo, la presentazione del suo libro qui a noi, allo studio. E io la leggo. Signor Massimo Marchetti, sindaco del Comune di Rosura, reverendo padre Don Giuliano Gigli, parroco di Rosura, signor Igino Tribuzio, Accademia delle Muse di Serra San Felipe, signora Stefania Sbriscia, dirigente della scuola secondaria di primo grado di Angelo di Rosura, gruppo De Teo, Anna Rita Giampaoletti, signori, signore, amici. Con mio grande onore vi invio questa lettera. In primo luogo per ringraziare il Divino Artefice per tutto quello che ci ha donato, per tutto quello che ogni giorno riceviamo, per il giorno che ci ha dato la vita. Grazie Signore per stare sempre con noi. Grazie per stare qui, ora e sempre. Grazie a tutte le persone che hanno reso possibile la nostra visita. Grazie a tutte le persone presenti. Grazie ai cari rosurani che ci hanno ospitato. Per la luce che ci ha illuminati, per le notti tranquille, per il silenzio, per la solitudine delle nostre cure, per il cuore aperto di tante famiglie, per i sapori e i profumi della mensa condivisa, per le parole di calore fraterno, per la festa del popolo, per le canzoni ricevute, per il coraggio e la speranza che hanno trasfuso in noi. Grazie per aver condiviso questi sapori primaverili, grazie per le vostre preghiere, grazie per essere stato uno di voi. Grazie per avermi fatto sentire a casa. Il Signore vi benedica. Ed ora, prima di tornare in Perù e continuare con le mie attività quotidiane, vi devo dire che non mi sono mai sentito uno straniero in Europa. Nei luoghi in cui ho vissuto, mi sono sentito a casa. Ho sempre trovato rifugi dove potevo vivere in pace, studiando e lavorando, apprendendo cose, alimentando illusioni, incontrando amici e chiaramente buone letture e temi per sognare. Penso di essere diventato un cittadino del mondo. Le mie radici peruviane hanno sempre rafforzato i miei principi e valori, aggiungendo una prospettiva più lucida, mantenendo nitidi i miei ricordi. Ho appreso a leggere e scrivere a 5 anni a Rosura, nella scuola John Kennedy, e sono sicura che fu la cosa più importante che è accaduta nella mia vita. Ricordo con nitidezza come questa magia dei libri, tradotta in parole e in immagini, arricchì la mia vita e, rompendo le barriere del tempo e lo spazio, la lettura si trasformò nel sogno della mia vita ed aggiunse pezzi all'uomo vivo. Conoscendo così la letteratura, essa mi ha teso punti tangenti diversi, facendomi gioire o soffrire con storie sorprendenti come la mia, che hanno molti capitoli più perché gli stiate voi. Con i loro saggi consigli, con la loro melodiosa voce che risuonano sempre ad un'alba meravigliosa, dove il coro di uccelli preziosi annuncia un nuovo giorno. Ed è da qui che prendo il mio cuore fragile per dirvi ancora una volta grazie.
Questo nostro concerto lo abbiamo intitolato Dalle Ande agli Appennini, parafrasando un capitolo del libro Cuore di Emiliano Ande, proprio perché ci ritorna indietro tutta questa bella atmosfera e il ricordo vivo di questo giovane. Natale sulla terra e il mare. Natale, Natale.
Natale, Natale sulla terra e il mare, metterci sulla terra un bambino felice, metterci un falò da condividere mentre ci sono delle mani che lavorano per la pace, metterci una stella sarà Natale, mentre ci sono delle labbra che parlano d'amore, mentre ci sono delle mani che stanno curando un fiore, metterci un futuro verso dove andare, mentre c'è tenerezza sarà Natale, metterci un vinto pronto a dimenticare, mentre c'è un caduto da rialzare, mentre c'è una guerra e il cannone dorme, mentre si cura un ferito sarà Natale. Questa canzone viene proposta da un gruppo famoso peruviano fatto di bambini. Thank you.
Ci va bene, vicino al presente è una cosa dolce.
guardia di angeli, lo ha adottato come libro di narrativa. Grazie anche, devo dire, alla sensibilità del dirigente scolastico che appena lo lesse la prima volta disse: questo libro molto bello. E lo propose, quindi io proposi questa cosa, lei l'accettò subito e colse l'occasione perché diventasse per i ragazzi una lezione di vita. E ricordo ancora tutta le scuole, la scuola media, tutta la scuola secondaria, catturata da questo ragazzo che non parlava se non attraverso le parole del fratello e della mamma, di José e Rosa. Noi quest'anno metteremo in scena questo libro a maggio nell'ambito dei laboratori musicoteatrali, perché i ragazzi lo stanno leggendo. C'è chi mi ha detto: quanto mi ha gustato leggere quest'anno questo libro, tutti dovrebbero leggere un libro così, perché è vero, perché è dietro, c'è una storia vera. Quindi pensate anche al valore didattico di questo libro, che magari ha interessato tutta la classe, quasi tutta, perché poi va a leggere sempre, però comunque perché hanno conosciuto l'autore. Quindi noi dedicheremo a maggio per mettere in scena